Amazfit T-Rex 3 è davvero l'alternativa economica al più famoso Garmin Fenix 8? Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Amazfit T-Rex 3, quello che si candida ad essere probabilmente il miglior orologio per trekking, alpinismo e anche un po' la corsa. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio a farvi vedere quando lo acquistiamo cosa troviamo in confezione. Diciamo che troviamo una confezione abbastanza minimal, abbastanza anche scarna, non è che troviamo dentro chissà cosa. All'interno infatti, vabbè, troviamo in bella mostra subito l'orologio e poi nella parte inferiore troviamo semplicemente della manualistica e la sua basetta di ricarica. C'è solo la basetta, non il cavo, ma essendo una classica USB tipo C, diciamo che un cavo probabilmente ce l'abbiamo a casa. Passando a parlare invece direttamente di questo Amazfit, lui si presenta con un cinturino abbastanza classico. Silicone, proprio silicone di quelli classici che sì, diciamo, vanno bene ma non sono nulla di che. A livello di quadrante del nostro orologio, bella questa forma ottagonale che poi racchiude un display tondo. Mi piace, diciamo, un pochino il form factor perché è abbastanza pulito, abbastanza classico. Il nostro schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass ed abbiamo nella parte esterna quattro pulsanti che ci permettono di poterlo controllare anche con i guanti. C'è il touchscreen, ma all'occorrenza diciamo che è facilmente utilizzabile anche solo con i tasti. Parlando dei materiali della cassa, la parte superiore è fatta in acciaio inossidabile, mentre tutta la parte sottostante nera è in classico polimero, in plastica praticamente. Un orologio che pesa sui 68 grammi, 48 mm di grandezza, un display da un pollice e mezzo, diciamo che insomma è abbastanza minimal, abbastanza classico da questo punto di vista. Partiamo però vedendone pregi e difetti proprio dal display. Come dicevamo, un display AMOLED che con i suoi 2000 nits di picco si vede veramente bene alla luce del sole. Anche in giornate con una forte luminosità al sole diretto, devo dire che a livello display davvero si vede sempre bene. Unica cosa, essendo un display AMOLED, ci sono tanti riflessi, ma ormai sappiamo che gli AMOLED sono fatti così. Quello che non mi è piaciuto di questa sua costruzione è il vetro Gorilla Glass. Questo perché lo sto utilizzando da qualche settimana ed ha diversi graffi sul display. Nulla che ne comprometta il normale utilizzo, solo che dopo qualche settimana ha già qualche graffio, probabilmente alla lunga si graffierà decisamente. Mio consiglio è quello di applicarci sopra una pellicola protettiva, ne trovate in giro anche su Amazon a basso costo, così nel caso cambiate quella e non rovinate il display, perché il vetro applicato, non essendo un sapphire, devo dire che si graffia molto facilmente. Sempre parlando del display, essendo un pollice e mezzo, devo dire che si riesce a utilizzare molto bene l'orologio. Grazie appunto alla sua grandezza, anche al touchscreen è facilmente utilizzabile, i colori sono molto vividi. In generale poi l'orologio è molto fluido, quindi questo è un sintomo anche di un processore abbastanza potente. Un orologio che davvero non ha impuntamenti, lo si riesce sempre a utilizzare molto bene e poi, come vi dicevo, grazie ai tasti laterali riusciamo a utilizzarlo anche senza il touchscreen. Io ne ho avuto occasione con dei guanti e si riesce a utilizzare senza alcun problema. Passando invece a parlare dei sensori, devo dire che lui mi ha stupito davvero tanto. Iniziamo con il sensore di frequenza cardiaca che mi ha stupito perché è ottimo sul lungo periodo se facciamo un allenamento, una corsa, un trekking, diciamo tenendo un passo regolare, ma è veramente buono anche se dovessimo fare delle ripetute. Io ci ho fatto delle ripetute con lui, confrontato con una fascia cardio, e devo dire che ha un errore di 1-2 battiti, quindi abbastanza preciso. Cosa che potremmo utilizzare direttamente all'orologio senza doverci abbinare per forza una fascia cardio. A livello di GPS lui è dual band e anche qua davvero ottimo, anche utilizzato vicino alle rocce, nel sottobosco eccetera, non dà nessun problema. Quello che mi ha lasciato un pochino insoddisfatto è l'altimetro. Non tanto per quanto riguarda l'altezza a cui ci si trova, perché lì ha un errore di un paio di metri, quindi ci può stare. Il problema è che se facciamo un trekking o un trail in cui facciamo tanto sali e scendi, alla fine ci troveremo con un dislivello che è irreale. Per intenderci, io ho fatto il mio classico allenamento in un posto qua vicino a casa che so che sono 1010 metri di dislivello, lui mi insegnava 1200 a fine allenamento. Ecco che l'altimetro secondo me deve essere un attimo aggiustato.
Quello che poi mi è piaciuto tanto è che troviamo un sacco di informazioni. Può essere l'ossigenazione del sangue, l'HRV, il nostro stato di stress. Devo dire che lui ha davvero un sacco di informazioni e grazie appunto a tutti questi sensori che ha questo orologio, alla sua precisione, ci dà un sacco di parametri. Noi possiamo davvero capire il nostro stato di salute, possiamo capire molto bene come abbiamo dormito la notte, perché lui soprattutto monitora veramente molto bene il sonno e il dato che ci dà al mattino sulle nostre prestazioni del sonno è molto realistico. Quello poi davvero ottimo è anche il monitoraggio 24 ore su 24, dove veramente arriviamo a fine giornata che capiamo dove ci siamo stancati di più, cosa ci ha fatto stancare, quanto magari chilocalorie abbiamo consumato, perché anche lì siamo abbastanza giusti. Devo dire che in generale come orologio, anche solo per il monitoraggio della nostra salute giornaliera, lui ha un sacco di parametri e soprattutto sono tutti molto precisi. Parlando invece di funzionalità, lui mi è piaciuto molto perché innanzitutto possiamo monitorare un casino di sport, parliamo più di 150 sport. Ha anche una certificazione per quanto riguarda l'attività di sub che può arrivare fino a 45 metri sott'acqua e quello che mi è piaciuto sono i dati anche che ci riporta durante la nostra attività. Metà allenamento, vi faccio vedere cosa si vede quando si fa trail su questo Amazfit. Come sempre vediamo i vari campi, distanza, durata, frequenza cardiaca, qui abbiamo velocità ascensionale, dislivello, altitudine. Quelli interessanti naturalmente oltre nel grafico della frequenza cardiaca è questo che ci dà la pendenza corrente, quindi sappiamo più o meno a che punto siamo della salita, quanto manca la salita, quanto abbiamo fatto, quando è la pendenza media e soprattutto anche questo, panoramica della salita, ovvero sappiamo a che punto siamo della salita, quanto dislivello dobbiamo ancora fare e via dicendo. E infine naturalmente la mappa, che come potete vedere in questo caso linea blu e quella che ho appena percorso sono un po' fuori traccia, quella rossa è quella che avevo preventivato. Qui si torna alla schermata iniziale e noi possiamo continuare il test. Per intenderci, la schermata dati quando carichiamo una mappa di dislivello che manca, dislivello che dobbiamo ancora fare, che punto siamo nella salita, eccetera, sono dati che tendenzialmente danno orologi di fascia molto più alta, con un prezzo molto più alto. Quindi trovarlo su questo T-Rex mi è piaciuto veramente tanto. Altro aspetto che mi è piaciuto poi è la personalizzazione, perché noi possiamo completamente personalizzare tutti i campi. Possiamo decidere noi che tipo di campo avere, quanti campi avere per pagina, dunque è veramente molto molto personalizzabile. Ed è personalizzabile in generale anche tutto l'orologio, perché troviamo un sacco di watch face, molte anche sull'applicazione, troviamo la possibilità di personalizzare completamente tutto il menu, troviamo anche la possibilità di mettere, ad esempio, durante l'allenamento, di ricordarci ogni tot tempo di bere, di non andare oltre una certa soglia, di magari tenerci ad un certo passo di ritmo. Lui davvero ha un sacco di impostazioni e anche questo molte volte lo si trova su orologi di fascia superiore, quindi trovarlo sul T-Rex anche qua mi è piaciuto. Aspetto poi, parlando di allenamento, che ho veramente apprezzato è che possiamo caricare un allenamento su questo T-Rex. Non possiamo prenderlo da un'applicazione esterna tipo Training Peak e importarlo direttamente, dovremo crearlo direttamente sull'applicazione e metterlo sull'orologio, ma potremmo fare un allenamento. Ad esempio mi sono ritrovato a fare delle ripetute sui 1000 metri e lui mi guidava nell'allenamento. Proprio mi diceva adesso recupera, abbiamo fatto i 1000 metri, lui ti guida come se fosse un coach. E anche questa funzione non è scontato trovarla su un orologio di questa fascia di prezzo. Parlando di mappe, come avete visto si può caricare una mappa, la mappa la si può scaricare gratuitamente dall'applicazione. Cosa che mi è piaciuta molto è che ci sono tre tipi di mappe. La prima è la classica OpenStreetMap, mappa molto classica, con tutti i sentieri eccetera. Abbiamo allo stesso modo anche le mappe con l'altimetria, quindi con tutte le curve di livello, e anche qua veramente ottimo. E poi troviamo anche le mappe con le piste da sci. Se amate sciare abbiamo tutte le mappe preimpostate con le piste da sci. A livello di mappa devo dire fatte veramente molto molto bene, cioè meglio di orologi che costano molto di più. Secondo me come mappe lui diciamo si posiziona al secondo posto tra tutti gli smartwatch. E poi cosa che mi piace molto è che noi possiamo naturalmente importare una traccia. Noi possiamo utilizzare qualsiasi applicazione esterna, Komoot, Outdoor Active, Wikiloc, GPX che troviamo su internet, importarne in applicazione, metterle sull'orologio e poi seguire la nostra traccia. Lui ci darà anche delle informazioni se siamo fuori sentiero, lui ci darà delle indicazioni sulle svolte che dobbiamo fare e dunque anche seguire una traccia risulterà veramente semplice. Se poi non volessimo caricare una traccia, abbiamo comunque le mappe offline per evitare di perderci ovunque ci troviamo.
Parlando invece di batteria, anche qua il dato mi ha veramente stupito. Tendenzialmente lui perde un 2,5% l'ora quando lo utilizziamo in modalità GPS dual band con cardiofrequenzimetro sempre acceso per prenderci la nostra frequenza cardiaca, e devo dire che lui ci si riesce veramente a fare tranquillamente anche 40 ore di attività, che sono veramente tante. Per quanto riguarda invece un utilizzo un pochino più standard, quindi magari 2-3 ore di allenamento al giorno, 5 giorni a settimana, con lui ci si può andare avanti sui 12, 13, massimo 14 giorni. Dipende un po' naturalmente anche come lo settiamo, se vogliamo, la frequenza ogni minuto, ogni 5 minuti, l'ossigenazione del sangue tot volte al giorno, eccetera. Però diciamo che tendenzialmente i 10 giorni li si passa senza nessun problema. Passando invece alla parte smart, anche qua ci sono un sacco di funzioni. Vabbè, naturalmente ci notifica le varie notifiche che riceviamo sull'orologio. Avendo un microfono all'interno, per chi ha uno smartphone Android, si può rispondere anche con delle note vocali. Ha la possibilità di mettere all'interno delle carte prepagate, perché ha l'NFC, quindi si può pagare. Però devo dire che questa cosa purtroppo non ha mai funzionato, secondo me ha dei bug che Amazfit deve risolvere. E in generale abbiamo comunque un sacco di funzioni anche per quello che può essere il meteo, gli avvisi meteo, tutte quelle che sono anche le informazioni attorno a noi e via dicendo. Quindi anche lato smart devo dire che ha un sacco di informazioni non proprio scontate. Come vi dicevo, poi lui ha un microfono integrato. Questo microfono ci permette di utilizzare l'assistente vocale di Amazfit. Lui lo si può attivare tenendo premuto il tasto in alto a destra e chiedergli un po' di cose. Imposta un timer di 5 minuti. L'assistente vocale è la funzione che probabilmente meno mi ha convinto di tutto l'orologio. Infatti, oltre a chiedergli un po' di informazioni banali, oppure magari fargli fare delle azioni molto banali, mi sarebbe piaciuto poterlo utilizzare praticamente sempre per qualsiasi evenienza. Ad esempio, a me è capitato di utilizzarlo per far partire un trekking, ma col fatto che il mio smartphone non aveva campo, l'assistente vocale non ha funzionato. Fai partire un'attività di trekking. Il limite di questo assistente vocale è proprio che funziona solo con smartphone attaccato e che ha campo. Se non abbiamo lo smartphone attaccato e non abbiamo campo, lui praticamente non funziona, è inutilizzabile. E questo è il grosso limite di questo assistente vocale. Personalmente penso che ottimo che ci sia, perché secondo me è una di quelle cose che Amazfit andrà a migliorare nel corso del tempo con gli aggiornamenti, e quindi bene che lo troviamo, anche se ancora acerbo, già su questo modello. Per intenderci, abbiamo un orologio che magari è già predisposto per il futuro e non dovremo comprarne un altro nuovo, però appunto al momento lascia un po' a desiderare perché le funzioni non sono proprio così ottime. Arriviamo dunque alle conclusioni, iniziando al prezzo, perché lui viene venduto ufficialmente a 299€, ma adesso si trova già sui 260€. Poi, come al solito, vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarlo. Ve lo consiglio, sì. Per il trekking lo consiglio praticamente a tutti, principianti, medi, esperti. A livello di trekking alpinismo, secondo me, già lui basta avanza per un sacco di funzioni. L'unica cosa che magari mi farebbe dire comprato un orologio che costa di più sono un pochino i materiali esterni, perché dal suo punto di vista, come dicevo, il vetro si graffia abbastanza facilmente. Per quanto riguarda invece corsa e trail running, ve lo consiglio sì, ma solo se siete principianti medi. Eviterei gli esperti perché lui a livello di informazioni ce ne dà, ma non ci dà quelle informazioni che magari un atleta professionista vorrebbe avere, come tipo il tempo di contatto col suolo, tipo la variabilità cardiaca, tipo l'oscillazione verticale e via dicendo. Sono informazioni che non troviamo, cose che magari a un professionista possono tornare utile. Quindi non ve lo consiglio se siete dei professionisti, ma per la grande maggior parte del pubblico che magari si allena, va in montagna e comunque non ha bisogno di dati troppo specifici, secondo me lui già basta e avanza, e con i 270€ a cui lo si trova è veramente un ottimo affare. Dunque, detto ciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!